E salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono sempre il vostro Jurassic 410 e oggi siamo qua nuovamente in Half-Life 2. Siamo qua dove ci eravamo lasciati l'altra volta, su dove siamo appena saliti su questa macchinetta che scivola. Si chiama idroscivolante perché scivola sulle acque. E questa parte non è delle più belle, nel senso che è tutto così, tu scivoli, vai in giro e fai cose. A me personalmente questa parte non piace, però ehi, è nel gioco, quindi la facciamo, ovviamente. Quindi niente, scivoliamo in giro così tranquillissimi e niente. Ok. Vedete, sì, poi tra l'altro è scivola anche tipo sulla terra o cose così. È bella, va ovunque. La macchina qua, vedete, si muove anche sulla terraferma come se fosse un'auto tranquilla proprio. E quindi si vola. Ok, andiamo avanti, qua ci sono casse, cose. Il caricamento non manca mai, quello c'è sempre, mentre stai accelerando quello c'è sicuramente. Ma acque pericolose, ed eccole qua, il nuovo capitolo, acque pericolose. Un capitolo, in alcuni punti è carino, in alcuni punti è carino. Tipo qua no, però, diciamo. Questi punti qua abbastanza vuoti, è bello, è un pochino più bellino dopo. Quando ve lo dirò, insomma lo vedrete, non ve lo dirò. Lo vedrete quando diventa un attimino più bellino. Ok. Sì, supplies, dai. Non mi servono le supplies. Sì, cioè in realtà le vengo a prendere, grazie. Però in realtà sono tutto pieno, quindi non c'è problema. Allora, op, F. Sempre F, perché altrimenti voi non vedete assolutamente nulla. E non va bene. Cioè non è che io veda, né? Non vedo assolutamente nulla neanch'io. Ma voi vedete ancora meno, perché YouTube scurisce sempre i video. YouTube quando fa il suo rendering, cioè quando fa la sua elaborazione, scurisce i video. Non chiedetemi perché, ma è così. Una cosa che fa YouTube è prende il video normale, magari anche super illuminato, e te lo scurisce. Perché di sì, ok. Ok, questa parte qua è noiosa, quindi tac. Adesso distruggiamo questi cosi che ci splashano, Ma ciao, cosa che ci splashi? Hai fatto abbastanza foto per oggi. Allora, adesso prendiamo la rincorsa e voliamo. Quindi, via. Ok. Ok, ho beccato l'unico rametto bello in mezzo al niente. E continuiamo a scivolare. Ok, adesso scendono i cosi. Adesso iniziano ad arrivare i combine. Ma tra l'altro, cioè, tutti contro di me, Cioè, tutti contro il povero Gordon. Cioè, ok che vi ha strasconfitto l'ultima volta, però così, cioè, povero Gordon non ha ancora fatto nulla in questa occasione. In realtà nell'altro Half-Life vi ha fatto il culo amaramente. Però, va bene. Però in questo non ha ancora fatto praticamente nulla. Si è solo attivato per... Guarda, adesso buttiamo giù tutto. Tac, tutti morti. Ok. No, c'ho i capelli in faccia. Ok. Ah! Stavo schiantando. Mamma, quanto è bello il caricamento mentre atterri nell'acqua che rimbalzi. Bellissimo. No, davvero, Half-Life è uno dei giochi che ha i caricamenti più belli del mondo. Mentre c'è l'azione, caricamento. Ok, adesso questa parte qua è abbastanza carina. Quella parte qua per me è abbastanza carina. Vedete, là c'è il ponte chiuso. Quello che dobbiamo fare è aprire quella porta là, semplicemente. È molto molto semplice. Adesso qua arriverà il tipo che ci stava sparando. Me lo aspettavo. Ok. Non c'è nessuno? Possibile? Che bello, guardate che bel signore. Aspetta che c'è Brin che sta parlando. Voglio sentire quello che dice. His figure is synonymous with the darkest urges of instinct, ignorance and decay. Some of the worst excesses of the Black Mesa incident have been laid directly at his feet. And yet, unsophisticated minds continue to imbue him with romantic power, giving him such dangerous poetic labels
The One Free Man, l'unico uomo libero. We have scarcely begun to climb from the dark pit of our species evolution. Let us not slide backward into oblivion, just as we have finally begun to see the light. If you see this so-called free man, report him. Civic deeds do not go unrewarded, and contrarywise, complicity with his cause will not go unpunished. Be wise. Be safe. Ciao. Hola. Sì. Eccoci. Granate. Ah! Granata! Madonna, che odio che è. Le granate in questo gioco sono la cosa più odiosa. Le granate sono meno potenti rispetto alle altre armi, cioè vi rendete conto. È devastante. Cioè, è devastante come cosa. Le granate sono meno potenti rispetto alle altre armi. Pistola, pistola, pistola. Avete visto che percezione del pericolo. Che percezione del pericolo. Pensava lui, invece no. Ok. Magari c'è, grazie, munizioni sempre comoda. Dov'è, dov'è? Ok. Non ti avevo visto. Qua sempre. Vabbè, grazie, cioè mi ha appena dato la vita e mi dà qualcosa per recuperare la vita. Va bene. Mi fido. Qua c'è la rotella rotta. Ah, ok. Ah, sì, mi ricordo sto qua. Guardate, che bello, eh. Boom! E la porta magicamente si apre. Eccoci, allarme. Adesso tutti ci vengono addosso. Ovviamente. Eccoli, sentiteli che arrivano con le loro bruttissime navi. Beh, noi spariamo. Intanto, guardate, siamo proprio tranquilli. Tac. Siamo proprio molto 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 tranquilli. Op. Op. E adesso qua ce ne saranno sicuro altri. Ci saranno di sicuro degli altri. Esatto. Oh, qua c'è il barile esplosivo, occhio. Eccoci, mi è esploso in faccia. Qua se... Ah, c'è un altro là dietro. Oh, piano. Questo ha fatto male. Questo ha fatto abbastanza male. Madonna. Questo ha fatto abbastanza male. Ho finito quasi tutti i colpi. Recuperiamo almeno la vita. Al 100% almeno. Ok. Ecco, vedete questa. Però vedete, non c'entra niente con l'idroscivolante. Cioè, la parte proprio in cui vai in giro col coso è abbastanza. Grazie per essermi aperto la porta al contrario. La parte in cui va in giro con quel coso è abbastanza... capito? Non so, magari a voi piace, però a me personalmente... No, capite? È proprio... No. Non è bella. Il problema è che dopo ce n'è una simile. Con un altro tipo di veicolo, però... È simile. È un pochino... anche quella... ci sparano, sì, ma non hanno capito che non ci stanno... Ah, ci stanno prendendo. Qua c'è il caricamento, ovvio. No, invece no. E quello è già un po' più pericoloso, tipo. L'ho mancato, volevo investirlo, ma l'ho mancato, ma non c'è problema. Qua, occhio ai cosi che scendono. L'ho preso sotto in pieno. Ok, comunque tutti... ok, ho mancato... Sì, è tutto nella norma. Andiamo avanti tranquilli. Avanti tranquilli no, perché ho visto che mi stavano arrivando addosso qua a fuoco tutto. Ok. Nel fuoco, che bello. Sì, tutto che sta esplodendo. Oh, occhio, occhio. Occhio, grandi. Ok, ci siamo salvati. Ok, ci siamo salvati per ora.
Faccio un caricamento. Ovviamente c'era. Ok. Questa intersezione qua, ok. Sì, grazie. Grazie muro per esserti messo in mezzo. Ma c'è questa intersezione che... più o meno, No, non è qua, è dopo l'intersezione di cui stavo parlando, non è questa. Ok, continuiamo a scivolare. Ok, adesso ci richiudono le porte, dobbiamo fare la stessa cosa di prima, più o meno. Allora, fermi che parcheggio qua la mia macchina, che so che dopo dovrò scendere qua, quindi la buttiamo qua in mezzo. Ok, entriamo da qua. Sì, grazie, muretto di merda. Ok. Ok, entriamo, qua ci sono dei nemici. No, qua non ci sono nemici, buono. Sì. Questa pistola qua è bellissima. Però sto ricaricando. Questa pistola qua è bellissima perché in un colpo uccide tutto. Uccide tutto in un colpo. Vai. Ok. Avanti. Questo rumore è bellissimo nelle orecchie poi. Grazie per essere smesso. Ah già, qua c'è anche l'aereo che ci spara addosso. Giusto. Giusto. Qua c'è anche l'aereo che ci spara addosso. Me ne ero scordato. Ok. Vai, vai, vai. Entra qua, buono. Ok. Ok. Ricarica. Piano. Ok, dietro l'edificio. Ok. Adesso qua ci sparano addosso tutti. Esatto, ok. Questa parte qua è abbastanza rognosa, però noi ce la facciamo tranquillamente. Ok. Entrano degli altri tipi da là. Ok. Ok. È stato più facile di quello che... grande, sono caduto. È stato più facile di quello che mi aspettassi, veramente. Me la ricordavo molto più difficile questa parte. Invece no. Invece è stato abbastanza facile. Hop. Hop. E hop. Ok. Ah, grande. Questa pistola qua mi piace. Ovviamente c'è il coso che ci continua a sparare. Tanto belli questi vetri invisibili, ne? C'è il coso che ci continua a sparare addosso. Ma sì. Ah, qua si spara dalla finestra. Lo sapevo, ma ci sono andato comunque. Piano. Ok, qua. Lo sapevo, qua adesso ce n'è un altro. Ah, tre ce n'erano. Imprevisto che ce ne fossero tre. Me ne aspettavo solo due. Ok, qua c'è sia la carica dell'armatura che la carica vita. Quindi è bene. Hop. La vita è piena. 100 e 100 siamo. No. Ho sprecato un sacco di vita per colpa di quell'aereo marcio. Già che devo andare adesso? Mi sono perso. Non si va di qua? Dove si va? Mi sono perso. Non me lo aspettavo. Ah, ok, qua. Qua, ok. Madonna. Per un attimo mi ero perso. E lì fermo. C'è qualcuno? Sì. Sono questi due tipi. Apriamo il portello. E le porte si aprono. Adesso che le porte si aprono possiamo scendere e continuare. Vedete, possiamo continuare con il nostro super mega. Ah, si spara. Con il nostro super mega dispositivo di volo sull'acqua. E adesso però abbiamo l'aereo che ci segue. Quindi andiamo a tutta velocità. Sì, tanto... non è che... sparmi tranquillo, tanto... Non ci segue più? Ah no, sì, vedo, ci segue, ok.
Esatto, perché mi ricordavo che facesse sta cosa con le bombette. Le bombette. Ah! Sì, sì, però se me le metti addosso è un po' difficile evitarle. Va bene che le evito, però. Poi spara. Sì, insomma, è così adesso. Abbiamo un aereo. Abbiamo un aereino che ci segue e ci spara addosso. Oh. Ok. Eccolo qua che rilascia le sue bombette di merda. Sta partendo una musica molto musicosa. Quindi che sta per succedere qualcosa. Questa parte non me la ricordo. Non mi ricordo cosa fa l'aereo. Se ci insegue, butta le bombe e fa qualcos'altro sicuro, ma non me lo ricordo. Anche perché adesso non ci sono più i tipi. Grazie. Non ci sono più i combine che ci sono addosso. Quindi sicuramente qualcosa succede. Quello è poco ma sicuro. Ah, io passo da qua. Siamo dentro da qua o di là? Di qua era giusto. Oh, che grandi. Stiamo facendo sempre la strada giusta così. In realtà prima mi stavo per perdere, però diciamo che stiamo facendo sempre la strada giusta. Ok. Però non ci sono più i combine, non ci sono più in giro. C'è soltanto questo il loro RRL di merda, ma no, non loro. Quindi va bene. Musica fiera che si interromperà perché c'è il caricamento adesso. Che bello. Ah, che bello che la musica si interrompa per il caricamento. È fantastico. Ok. Ok, no, comunque sta parte qua a zero proprio. Non mi ricordo cosa succede. Ah! Cosa succede e cosa non succede. Qua sono proprio vuoto per il momento. Sto seguendo la strada perché è praticamente solo dritta, quindi. Però non so. Insomma. Dobbiamo salire qua sopra magari. No, dobbiamo stare sotto, è meglio. Ah, le bombe. Grazie. Ok, no. Ah, eccoli qua i combine che sono tornati. A destra immagino, sì. E sono tornati, adesso scendono dai ponti, fanno cose. Saliamo da qua. Sì, saliamo da qua. No, la bomba! No! Grande, ok, mi sono un po' incastrato. Però ce l'abbiamo fatta. Oh. Ok. Oh, stanno lanciando i missili. Sì, certo. Riusciamo a passare in tempo, no? Ci siamo un po' incastrati. No, non siamo riusciti a passare in tempo. Quindi, ah, ok, però possiamo passare qua sopra, immagino. Sì, infatti, ok. Non ce l'abbiamo fatta passare in tempo, ma è tutto nella norma. Ok, bombe. Ah, c'è anche il carretto che ci spara. Il carretto lì è abbastanza, appunto, abbastanza pericoloso perché i missili ti arrivano da davanti. Quindi non è che puoi evitarli più di tanto. Ok, qua c'è la intersezione di cui parlavo prima. La divertentissima intersezione. Vi spiego quello che c'è da fare. Allora, dobbiamo buttare giù questa cosa per far alzare questo ponticello. Per farlo dobbiamo salire, far tutto un giro della Madonna per buttare giù una lavatrice che pesa un quintale e quindi fa abbassare quel coso lì. Tutto qui. Che poi vabbè, in realtà è molto, cioè abbiamo già fatto, però capite, siamo passati da un momento di super megazione a spingiamo una lavatrice perché ci derboliamo altre cose. Boom, vedete, magicamente si è alzata. Spostiamo questo, lo buttiamo giù anche questo, tanto che se ne frega. E siamo già pronti a ripartire. Teniamo in mano un'arma, tipo la pistola, va bene. Ok, eccoci qua.
questa non è la strada giusta. Decisamente la strada giusta non è di qua. E allora è l'ultima strada che abbiamo da questa parte, ovviamente. Ah, ok. Sì, sì, sono Freeman. Sono Gordon Freeman in persona. Sono proprio. Ah. Va bene. Ok. Ciao. Got to tear down this camp and get out of here. Okay. Greetings to the Freeman. Come on in. I'll show you what you're up against. Okay, mi mostrerà contro chi si è messo. Beh, contro i Combine, lo so. Contro quelli che controllano il mondo praticamente. Quindi non è male, non è male, diciamo. Sono qui, dimmi, parla. Parlami. Take a look at this. This here's the dam. It's just up ahead. Eli's hideout is here, a stone's throw from the apron and nestled in the old hydro plant. But okay, no, there, with that hunter chopper on your ass, next to impossible. Good news is, the Vortigaunt's working his magic on your airboat, so you'll have a little more firepower going forward. I think he's just finishing up now. Go on out. È vero. Ok, comunque noi siamo qua in questo momento e dobbiamo andare qua sotto, alla base di Eli, che è il padre di Alex, che è quello che avevamo visto sul monitor del dottor Brin, insomma. There we are. That gun came off one of the same. Quale gun? Ah, questa. Ok. Take that chopper down and you should be able to tear on through to Eli's place. Ok. Freeman will accept this weapon or suffer greatly on the road ahead. L'accetto volentieri, grazie mille. Ma comunque, da Jurassic World 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Se siete già iscritti al canale, vi ricordo di attivare la campanella per ricevere sempre le notifiche dei nuovi video. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Half-Life 2, dove andremo con l'idroscivolante ad abbattere l'elicottero dei Combine. Quindi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!